Siamo in onda? Perfetto. Ok, siamo di nuovo qui a continuare la nostra epopea. Oggi sono un po' distrutto che ieri ho avuto degli allenamenti. Fa malissimo la gamba, va bene. Giusto per capire chi sta streamando, per avvicinarsi un po' a chi vi sta mostrando questa immagine. Allora, storia. Centro, ok. Dove eravamo rimasti? Faccio un piccolo recap, vabbè che solo ieri è stato. Ellie e Dina sono alla ricerca di questi fantomatici WLF, detti anche Wolf, lupi, adesso noi stiamo giocando in italiano, però insomma si capisce che WLF è Wolf, no? E girando per Seattle, come nell'ultima volta, abbiamo visto diversi negozi tra banche, negozi di animali, moschee. Abbiamo raccolto degli indizi e anche abbiamo scoperto che si nascondono in una specie di, no, una specie, in un hotel che si chiama Il Serevena. E noi abbiamo staccato che eravamo proprio lì davanti, se non sbaglio, perché abbiamo visto un infetto entrarci e lì abbiamo staccato. Quindi dovremmo ripartire proprio da lì. Comunque fa malissimo la gamba perché ieri a Kung Fu, facendo condizionamento, ovvero colpirsi in parti prestabilite per rafforzare, però di solito vai a colpire parti comunque solide, per sbaglio. Ho preso un calcio sulla coscia, c'ho un ematoma e fa malissimo. Vabbè, giusto per darvi un po' di background mio. Ok, già il solito spettatore fantasma, io non so Tieni perché d'occhio le finestre. mi immagino sia un controllore di Twitch. Ecco, il Serevena Hotel, perfetto. Quindi il salvataggio parte qualche secondo in più indietro. Oppla. Lupo, Wolf, Esatto. WLF. Ora capisco. Ah, sì. Giusto. Hai visto? Ha Eccolo. scavalcato la recinzione. Potremmo entrare da lì. Come mai non si sente sparare? Ah, qualcosa non torna. Non torna, perfetto. Ok, stavo sistemando il microfono. Andiamo a vedere che succede. Quasi mi faccio sgamare subito. Perché almeno è uno solo. Invece forse non è stata una buona idea. Però cavolo, era da solo, ma mi ha preso subito. Ah, perché ho poca vita in verità. Ho un medikit, però adesso vediamo se usarlo o meno. Ne posso creare un altro? Questo sarà utilissimo il primo ramo, 25. Ok. Va bene, adesso vediamo cosa creare. Possiamo fare anche tutto esterno. Però già facendomi scoprire ne eliminavo uno. Qua non si vede, ma io qua la userei. Perfetto, si è incendiato anche il terzo. Attendiamo un po' che si calmi la situazione. Ops. Perfetto. Perfetto.
Ok. È andata. Abbiamo usato una molotov molto preziosa, però qua era fondamentale. Ne abbiamo eliminati tre contemporaneamente. È morto da poco. E ha lo stemma col lupo. Ah, un lupo. VLF. Giustamente. Volevano la benzina, ma ci sono rimasti secchi. Meglio così, no? Se è stato un branco di stupidi infetti ad ammazzare gli assassini di Joel. Conta solo che siano morti, Ellie. Ma così non sarebbe giustizia. Abbiamo un Visto Ellie che siamo qui, molto. cerchiamo qualcosa di utile. Bottiglia e oro, chiaramente. Ellie è molto agguerrita, addirittura non permetterebbe mai che la vendetta sia consumata da parte degli infetti, vuole essere lei stessa a porre fine alle loro vite, molto, molto arrabbiata, diciamo. Per non dire altro. Ok. Dai, sono contento che questo primo fight è andata così, perché mi ricordo che poteva scocciare, poi capirai come fai a farlo al realismo, beh, sparando. Oh, bella. Peccato che non ho una chat attiva perché appunto ho cominciato la settimana scorsa, ma in questi punti mi sarebbe piaciuto appunto rispondere delle cose. Però cercherò di essere magari più attivo. Perché non so se possono dare fastidio alcune curiosità mentre gioco, però alla fine questo è un walkthrough sia di, insomma, sia di storia che di difficoltà. Hanno sparato a tutti. Li riconosci? No. Forse li ha uccisi qualcun altro. Gli infetti sono entrati. Quindi pare che alcuni infetti siano entrati nel loro covo, infatti abbiamo visto dei cadaveri. Ehi, ecco la benzina. Beh, se ne servisse altra, sappiamo dove prenderla. Già, anche perché comunque questa non l'avremmo potuta prendere perché era oltre il cancello Fuck Fedra, o per gli amici Fedra merda. Conosco neanche questo. Certo, mica sono solo in otto, voglio dire. In questo piano c'è qualcosa di interessante, sicuramente sì. Spero di non rovinare l'esperienza con questo filtro, ma io l'ho già giocato e spero che chi lo guardi solo per goliardia e per vedere il livello di difficoltà grounded. Perché ti tocchi la pancia, Dina? C'è qualcosa che mi devi dirmi? Niente, ovviamente niente, non c'è niente. Ho ripreso una bottiglia, sì, posso rifare una Molotov o un altro medikit. Questo è fondamentale perché Molotov e medikit sono, diciamo, gli strumenti principali che userei. Qua c'era un botto di pasticche, mi ricordo, invece qua neanche una. Io penso che già quando saremo un po' potenziati sul primo ramo il gioco sarà un pelito più facile. Anche il ramo stealth.
cos'è successo qui. È stato Tommy. Tommy. Non ci credo. Fidati, è stato lui. Questo c'era quando è morto Joel. Merda, qua giù ce n'è un altro. Non mi dice niente. Li usava uno contro l'altro. Come? Me l'ha spiegato Joel. Fai una domanda al primo, ma non deve parlare. Devi farlo scrivere. Poi chiedi al secondo. Se i fatti corrispondono, non mentono. Se no, sono fottuti. Est 1. Un altro codice? Così sembrerebbe. È appena successo. Non sarà lontano. Possiamo uscire da qui. Tommy non sarà lontano. Sì. Comunque sì, nei pezzi più scuri questo filtro non è il massimo, però mi piace un sacco. Cos'è che c'era qui? Io cosa ho? Non posso. Dai, prendiamo il martello, dai. Perché sì, ha un'attacca in più di resistenza, ma penso che ognuno ha il suo danno. Ci sono armi corpo a corpo che hanno più danno. Scusa Dina, mi fai passare, tanto non penso ci sia nulla, dai, va bene, non importa. Andiamo. So che Tommy ha un passato difficile, ma... Cazzo! Lo so. Stai bene? Non è facile. Non voglio che pensi male di Tommy. Ellie, con gli assassini di mia sorella legati a una sedia, farei anche di peggio. Ti capisco. Lì ci stava che... ci potesse essere un segreto con un codice da trovare, però a quanto pare no, non mi fa neanche interagire. Il lupito, eccolo lì. Andiamo Dina. Adesso me la compro la giacca ULF, l'ho vista, molto carina. Continuiamo il nostro viaggio. Ah sì, è vero, adesso abbiamo una nuova annotazione per aprire questa porta. Tu pensa al generatore. Io apro che comunque il gioco... Quello scritto col sangue. Sì. Ah sì, bello che non lo devi fare tu perché sarebbe il solito. Devo per variare, stavolta lo fa fare all'NPC. Però bello come è molto strutturato videoludicamente, anche se la storia è molto realistica. Sali, lo scopriremo. Troviamo un riparo e aspettiamo l'asciutto. Potremmo accamparci in alto per osservare la zona.
Sì, buona idea. Ok. Cerchiamo un edificio aperto. Possibilmente senza infetti. O VLF. Lupi? È uguale. Mi sono rimasti quei cosi alla mandorla, se hai fame. No, grazie. Dovresti mangiare qualcosa. C'è qualcosa qui? Cosa? Sto diventando come mia madre. Sono a posto. Bene, andiamo. One way or another. Qua c'era qualcosa, quasi che... Giusto alle fermate volevo controllare. Non credevo che ti avrei rivisto. Come ci hai trovati? Ho solo chiesto di un bastardo con la faccia sfregiata. Simpatica. In quanti siete? Solo voi due? Non puoi impedirlo. Jordan! Non dovresti essere fuori a cercare l'altra. Che cazzo fai? Sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso a Jackson? Sì. C'era anche lei. Cosa? Cercano vendetta. Per questo hanno fatto a pezzi Nick. Dobbiamo portarla a Isaac e dirgli esattamente che cosa sta succedendo. Sì, beh, ho appena sentito Isaac via radio. Abbiamo nuovi ordini. Eliminare gli intrusi. Oh, ehi, frena, non ha senso. Senti, è un ordine diretto. No, parliamole, scopriamo che cosa sa. Ma che cazzo me ne frega di cosa sa? Hai visto anche tu cosa ha fatto agli altri? Non hai idea di quanta gente potrebbe avere con lei, potrebbe essere un'imboscata. Non mi interessa quanti sono, li troveremo e li uccideremo. Puoi pensare con la tua testa almeno per un secondo? Levati dal cazzo, Jordan! Si vede, ma è un pezzo di vetro. Dai, dai. Ha titubato troppo. Stai bene? Credo. Ellie, dobbiamo andare. Avranno sentito gli spari. Guarda, è una di loro. Muoviti, la guardiamo dopo. C'era uno studio TV sulla mappa? Che cazzo ne so? Andiamo, cazzo Ellie! Adesso sono guai. Primo scontro serio, cioè, non serio, ma... Ci penso io. Tu agire. Ok.
Potrei provare. È qui! No, secco subito. Giustamente. Perché più di così. Ah, ma visto subito. Perché non c'è tanto da girare qui, in verità. Niente. Doveva essere il pistolero più veloce del West. O vedi già come due persone. Se sai che muori con un colpo. Ecco appunto. Mamma mia, è peggio di Uncharted. Sì, come potremmo fare senza sfruttare qualsiasi cosa? Che vera si fa? Dov'è l'altro? Occhio, eh. No, ma dai, cavolo, è il pistolero più veloce del West. Neanche un mattone per poterlo stordire. Ok, dai, cerchiamo di consumare meno proiettili possibili, ma almeno un po' farli. Aia. Dai. Dai, mi stavo riabbassando. Mamma mia, tremendo. Sì, ma io potrei creare qualcosa di differente, solo che non voglio sprecare troppe cose. E uno è andato, una è andata. Perfetto. Andiamo. Un po' di proiettili. Sì, adesso ce ne andiamo, fammi controllare velocemente. Basta fare degli headshot veloci, ma dici niente, no? Ok, andiamo.
Questo mi ricordo che non era facilissimo. Possono anche evitare forse. Ecco, questo mi ricordo che uno arrivava in questa stanza. Mi ha dato lo stealth, non so perché. Sulla destra! Ci hanno circondato, qua è difficile. Io attendo qui, lei dovrebbe passare di qua in teoria, però sono furbi. Chi è stato? Mamma mia, sono pericolosissimi. Proviamo a giocare di qua. A griglia. Ma io ti dirò che questo è uno scontro che si può evitare, forse. Ma dove? Oh porca. Però questa strategia mi piace. Da qui in teoria, se ci ha visti, se ci ha visti. Ho due colpi, eccolo, lui il giallo. Per fortuna che la libreria era messa in diagonale, se no ci avrebbe sgamatissimo. E guardalo lui come ci attende. Le ho viste! Cavoli, ci ha sgamato in piedi. Non devono scappare! Sì! Non ci voleva.
Avviciniamoci! Meglio da qua, perché... Eccolo. Arriva. Sono molto intelligenti, però finché non... ci scopano, usano un percorso... Beh, invece no, vedi, è cambiato. Invece ha cambiato. Derek, tutto ok? Non c'è niente. Lì, lì! Non mi ha fatto lo stealth, non so perché. Avanziamo! Devo capire bene. Di qua, muoviamoci! Le stanze. Ricevuto. Ma ci hanno scoperti, non ho capito. Ma ho fatto triangolo. Perché ho premuto il bottone? Non so perché a volte non faccia. Non capisco. Ma perché? Adesso lui va lì, spacca il vetro. Ho dovuto sprecare un martello, però porca miseria. Sapevo, occhio, Tu Dina, tienimi quello, per favore, è importante. Eccolo. Come la vedi? Eccola. Sono schiaffate. Dividiamoci e occhi aperti. Non hanno scappato. Io c'ho paura di lì. Mia, quanto è ostica.
Cioè, quante coltellate deve prendere? Quando sei? Ah, ha scoperto qualcuno laggiù. Eccolo lì. Mamma mia, stava per sparare. Stai bene? Riconosci qualcuno di questi tizi? No. Quella bottiglia io l'avrei anche conservata. Vediamo se si poteva evitare questo scontro. Sì, correvo qua e boh. Qualche cosa di utile, non so. Potevo giocarmela meglio, ma è fatta. Non... L'importante è che sia superato il pezzo, perché non è che lo devo rifare. Questa è l'ultima prova. Quando vinci anche per fortuna, va bene lo stesso. Perfetto, ok, andiamo. Ah, oddio. Qua sarà un casino. Vanno tutti qui giù. Ora! Degli altri. Dove cazzo vengono gli spari? Non lo so. Guarda il cortile. Tu, alla caffetteria. Io resto qui. Ok. Ah, subito scoperto. Io non capisco come si fa lo stealth, non mi fa triangolo. Non... Perché sicuramente è meno efficace su... A questo livello di difficoltà, insomma. Mamma mia. Cazzo vengono gli spari? Non lo so, guarda il cortile. Tu, alla caffetteria. Io resto qui. Ok. Aia. È molto peligroso. Occhio. Voglio tutti qui giù. Ora! Grande, degli altri. Dove cazzo vengono gli spari? Non lo so. Guarda il cortile.
No, ce n'è un altro quassù. Io pensavo potessi fuggire, invece. Questo è abbastanza sicuro. Ops. Ce n'è uno qui. Mamma mia. Ho un'idea però. Lui va alla caffetteria, morendo come un... Uno stolto, perfetto. E fin qui in teoria non ci piove, in realtà sta piovendo. Poi guardo un attimo lì, ok, non c'è nessuno, salgo. Ok. Stavolta è stato molto strano, sono stati triggerati immediatamente. Guarda, se fossero stati in due era migliore. È una situazione più favorevole. Mamma mia, che animazioni mai viste, tra l'altro. Devo trovare un modo per aggirare loro. Però che lui va proprio lì, predefinito, va proprio in questo angolino di erba, proprio per essere sgozzato come un suino. Sono in due, vero? La donna e un altro tizio. Porca troia. Se io torno in questo scenario qua, cosa succede?
Loro non entrano in questo scenario, no. Comunque, finito questo pezzo, sopra so che si può evitare, perché è uno sconto che ho evitato. Guarda, mi cercano pure qua, incredibile, bellissimo. Avrei dovuto. Mi piace un sacco che devo sfruttare anche lo scenario vecchio per poter giocare incredibile, proprio realistico al massimo. Oh, Madonna. Dina mi ha fatto prendere un colpo. Ho detto, chi è questo che viene accucciato? Faccia di qualcuno? Dove sono quei pezzi di merda? Porca putt... Ah. Perché non ci sono dei nascondigli fatti bene. Cavolo, ho fatto un party. Spero che mi faccia riapparire. No. Da capo, porca miseria, dammi un checkpoint, please. Dove cazzo vengono gli Avevo spari? fatto Non lo un'azione so. Guarda molto intorno. bella. Tu, alla caffetteria. Io resto qui. Poi loro sono laggiù e non ci vedono. Io faccio così, salgo. Aspetto che si Aspetta. trigger. Quella su. Viene. Sì, sì. Non lo so. Dividiamoci. Sto giù per avere al massimo dello stealth. Molto pericoloso. Ah, i nemici umani la vedono, io ce l'ho accesa. Tutti qui giù, ora! Dove cazzo vengono gli spari? Non lo so, guarda il E qui, cortile. ragazzi, è Tu, tosta, alla eh. caffetteria. Io resto qui. Lui non mi ha sentito, voglio dire se lei mi sente. No.
Penso sarà molto utile anche la camminata da sdraiato. Lui è abbastanza isolato, potrei forse ucciderlo. No, non posso ucciderlo. Sono tutti posizionati molto bene. Nope. Sono andate verso l'erba. Chiudi la bocca. Pressi il gas. Ah, l'ho ucciso così? Incredibile. Ho fatto anche un'azione molto bella, sono contento. Ma vedi, io ho anche il revolver. Ma certo. A posto lì sotto? Non c'è nessuno. Ho un cattivo presentimento. Con me, controlliamo. Mamma mia, Dina, mi fai prendere un colpo. Bisogna pazientare. Questo a difficile l'ho fatto tranquillamente così. Loro dopo un po' vanno via. Infatti mi ha scocciato non combattere. Invece questa volta meno combatto, meglio è. Spero ci sia questo screenshot per l'anteprima del video, sarebbe bellissimo. E niente, se ne vanno così. Non ci posso credere, anche questa è andata. Praticamente quello lì, stealth. Ah, potevo controllare più cose di sotto, in effetti, ci saranno stati un sacco di oggetti. Però ormai. Perché è difficile, c'era tutta una sparatoria lì dietro, ma adesso non è il caso. Non,
realistico veramente, dà proprio l'idea che appunto sei Ellie, non è che poi sei Rambo, voglio dire, no? Però anche lei è molto forte, in verità. C'è una certa, quando giocavo, mi ricordava quasi un Metal Gear 5 con tutte queste strategie che puoi adottare. Oh, bottiglia, oro. Non me ne capacito perché il tizio che ho sparato prima è morto con un colpo, forse è stato già danneggiato da Dina, non mi ricordo. Poi vedrò meglio se riguarderò questa live. Foglietti al massimo, allora dobbiamo usare qualcosa. Facciamoci una Molotov. Però acqua poca, cioè acqua, bottiglia poca, vero? C'è alcol, volevo dire, la bottiglia ce l'ho. Alcol, fazzoletti. Questa non è troppo utile. Beh, magari sì, eh. Ah, abbiamo visto degli messaggio di Lea, quello che abbiamo trovato. Che è stata assegnata alla TV station. E c'è anche tipo una foto, mi ricordo, assegnata. Giustamente. Dici? Proviamo. Dobbiamo andarcene da questa scuola. Ora. Sì. Deve esserci un modo per scendere in strada. Sperando di evitare più combattimenti possibili. Secondo me la sto prendendo troppo pesante. Secondo me c'è una soluzione molto migliore. Ah, qua c'era qualcosa, mi dico. Vabbè, poi sicuramente sto facendo meglio che è difficile perché non mi fermo a leggere, quindi sì, era un po' più spiccio il gameplay. Ok. Adesso non ricordo se ci sia un altro combattimento. Dobbiamo tornare in strada. Sì, lo so. Vediamo se c'è qualcosa di utile qui. Qua si va avanti probabilmente. Non me lo ricordo, però penso di sì. Scusami. Oh. Alcol, perfetto. Perfetto, posso fare sia un medikit che altro. Ok, non c'è nessuno. Sì, sembra sicuro. Bene, vieni a vedere. È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Zordon, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV.
Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lia. Lo studio TV. Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo. Allora, è vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Prendiamo Lia. Abbiamo un altro indizio. Lia saprà qualcosa su quello che stiamo cercando, su chi stiamo cercando. Quella ragazzona di nome Abby. Stai bene? Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio, ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. Guarda l'acqua quando è fatta bene. Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo state rifugiate? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che mi interessi. Raccattiamo un po' di cose, poi io non so, forse la chiuderei quasi qui e la prossima volta facciamo tutta la TV station, o comunque un po' avanziamo ancora un poco. Tina, sangue fresco. Sono pronta. Preso? Sì. Merda. Ho le palpitazioni. Chi lo dice? Questo viaggio va intrapreso con relativa calma. Ovviamente lo sapevo, però per dare un po' di suspense. Io pensavo potessi arrivare stealth, invece lei inciampa sul cadavere. Questa è una cosa molto bella. Per appunto attivare. Mi ricordo un film, una scena di Rec 2, mi pare. Film horror spagnolo, che il primo è un capolavoro, il secondo non è male, il 3 e il 4 lasciate perdere, sfocia su un trash assurdo. Però i primi due molto molto belli. C'è anche un remake americano che si chiama Quarantena, ma è una sola, per meglio su quello spagnolo. Che è proprio la scena identica, c'è sto corridoio così. Poi viene fucilata dallo SWAT, mi pare, va bene. Una signora infetta, molto corpulenta, diciamo. Ah,
Ah, qua c'ero già stato, giustamente. Sì. Ok. Non c'era un'altra uscita, non so. Forse facendo X qua. Capital Hien. Eppure non me lo spiego. Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Non lo so. Sembra assurdo. Forse sono stupidi. Forse. Cosa? Forse non eravate voi quelli che stavano cercando e vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Sicuro. Dai, Come si però alla chiamava la fine. ragazza della nota? Lia. Quella dello studio TV. Lia. Era quella con la treccia? No. No. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Guarda un po'. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. Lui dice anche il coprifuoco, stavo leggendo, come da noi più o meno. C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joe? Niente di nuovo. Possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Vabbè. Che cosa ne pensi, Tommy? Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Beh, di sicuro sappiamo che se avete giocato l'uno, chiaramente Joel era un contrabbandiere, diciamo, non era proprio il più santo, diciamo, uno dei più santi, diciamo. E oh, pasticche. Dov'è che sono? Ah, dietro. Perché questo manuale non è che mi faccia impazzire. Per strano, io li avevo presi tutti, però questo l'ho trovato in un posto differente. L'ho trovato dopo. Però sono sicuro che il trofeo di tutti ce l'ho. Vabbè, questo fondamentale, dai, per una pasticca non c'ho questo. Questo molto fondamentale. Poi kit più efficace, assolutamente. Questo mi hanno detto che. Cioè, mi hanno detto, mi so, ho letto da qualche parte che in questa modalità è strautile. Perfetto, va bene. Questo è il classico motel, mi sarebbe piaciuto. Magari mi capiterà un giorno di pernottarci. Che c'è proprio stanza singola, bagno e sei al piano terra. Proprio per i tizi più loschi possibili nei film, si vede. Ok. Angolo macchinette. E se mi stanno seguendo i miei amici, sa che io sono un grande fan dell'angolo macchinette. Ok. So che devo andare lì, però aspetta un momento. No. Saliamo un attimino. Niente. Qua mi pare non si potesse interagire con nulla, forse qualche oggetto. Però tu puoi scavalcare qua, ma se non sbaglio. Sì, però prima di andare qua andiamo su quella finestra palesemente interagibile.
Comunque i combattimenti speriamo di migliorare. È bloccato. Ah, ehi, devo prova a fare. spostarlo dal marciapiede. Ma certo, ma certo. Perché veramente è difficile. Uno dice sarà difficile. No, è difficile. Io non ho mai avuto problemi E ora che puoi molto, farlo? molto Torno dal easy. secondo. Resto di guardia. Va bene. Mentre il realismo è tutta un'altra pasta, è il vero difficile. Perché anche io ho giocato il primo a sopravvissuto, a realismo no, perché dopo pensavo, so, non avevo troppa voglia, dopo il sopravvissuto mi era bastato. Ma questo è veramente tremendo, non c'è niente da trovare, però penso che pian piano ce la facciamo, anche ci dovessimo mettere una vita, io lo voglio fare tutto, lo voglio registrare tutto. Ok, qua niente. Poi mi dà gusto parlare, tanto avrei parlato comunque a vuoto, almeno se qualcuno mai mi ascolterà. Quando si scopriranno più cose o alcune opinioni da dare. Comunque abbiamo già detto all'inizio, abbiamo già detto anche durante l'incipit. Cosa ne penso? Perché ripetiamo, la gente l'ha scartato. Però ripeto, saranno persone non proprio avvezze al videogioco, o comunque non si credono sceneggiatori nati senza sapere, senza aver studiato. Approfitto per dire che io ho studiato un po' queste cose. Oh, la Che bomba diavolo è? Una specie di bomba. si trovava qua? Mi sta utilissima. Della serie me la faccio bastare anch'essa. E niente, abbiamo finito. C'era la bomba da trovare. E devo dire che non è per forza. Non deve andare per forza come uno vuole. È giusto che anche in un altro capitolo ci siano altri personaggi. La Trovare storia va qualcosa? avanti, appunto, Sì, come ho trova intitolato. interessante. Intitolato il primo episodio, che si chiama Conseguenze. Perché se no Joel non era così richiesto e ricercato, vuol dire che qualcosa ha fatto. E non finirò mai di ripeterlo, questa è una storia di umani, di esseri umani come noi, non eroi. Ma Joel è più forte di quella. Ma cosa è più forte, ragazzi? Joel ha 60 anni, circa, adesso non lo so. È vecchio, si è redento, perché una volta era un contrabbandiere, uno smuggler, un po' più, come dire, un po' più rozzo, un po' più diffidente, perché c'è gente che ha osato Vedo ancora dire, gli edifici. ma il vero Joel, Vediamo. il vero Joel non si sarebbe mai lasciato fregare. Ragazzi, è un umano anche lui. Ho visto sta ragazza in difficoltà, l'ha aiutata, anche perché adesso viveva Jackson, aveva trovato in Ellie un amore paterno, no? Era un rapporto padre-figlia. Si è lasciato un po' andare, non è che. Non so se l'ho detto nell'altro episodio, ma un mio amico mi ha fatto un esempio eclatante che mi è piaciuto molto. Pare che secondo la gente come doveva morire Joel? Con una dinamite in bocca e due mitragliatori, uno per mano? No, ovviamente. Ha abbassato la guardia, ma non è che ha abbassato la guardia, ci sta. Si poteva scavalcare da qui anche? No. E poi in ogni caso, se, per le lamentele che hanno. Vabbè, questa è una cosa che non posso dire perché dopo scopriremo dettagli sul fatto. Insomma, lo accenno solo, un motivo per far morire Joel te lo trovavo se sono buone sceneggiature, non c'è problema. Ehi, Oh. lupi. Almeno non si tirava un dito del cazzo ogni 3 giorni. Io non ne posso più. Sai quante volte mi sono intossicato? Per questo ho iniziato a pescare. Comincio ad avere fame. Beh, allora smetti di parlare di cibo. Dina, mi stai dando un po' fastidio da questa posizione. Dove cazzo è la ragazzina? Qui, da qualche parte. Potrebbe essere una iena. Era a cavallo. Non è una iena. Allora l'hanno ammazzata le iene. Facciamola finita e andiamo a mangiare, ok?
sicuro la troveranno prima le iene o gli infetti. Beh, meglio, dai. Meglio. Così dovremo solo recuperare il cadavere. Così voi dovete andarvene, basta. Comunque volevo concludere il discorso che ho detto quelle cose su Joel, sulla trama, sul boicottaggio. In alto dove? Ah, eccolo lì. Magari per avvicinare a chi, a queste persone che senza motivo l'hanno boicottato, dare un punto di vista più... Chi è stato a spararmi? Ah, no, è stata Dean. Però ho visto che anche con quadrato fa un insta kill. No, ho sbagliato tasto, perché voglio fare con triangolo per fare la stealth, ma lì ci stava solo una botta in testa con la sbranga di ferro. Facciamo questo combattimento, poi direi basta. Ah beh, il filmato di loro che vanno qui, cioè non è un filmato, vabbè, lo script di loro che vanno qui è già stato fatto, diciamo. Oppure ancora no. Comunque sarebbe bello che se tu rimani perfettamente immobile, loro passano, non ti vedono, invece sembra che... Se sei una certa vicinanza. Ehi, sono loro! Oh, di sguencio m'ha sparato. Si qua suggerisce magari di mettere una bella mina, quasi quasi. Quante ne posso fare? No, la faccio per dopo. Escono da di là, tipo. Dannazione, c'era la tipa, va bene. Volevo provare, niente. Secondo me il top è fargli fare tutta la faccenda di loro e poi... O semplicemente a girare, boh.
No, invece là c'è l'esplosivo, mi interessava. Quanti ce n'ho? Uno e mezzo. Adesso loro escono, fanno tutta la faccenda. Voglio fare un test. A parte loro che vedi si guardano intorno, si incastrano, ok. Ecco. Te pareva. Sono andate dietro quell'auto. Che fine hanno fatto? Perlustriamo l'area. A caccia, avanti. Calma. Ho visto. Sono qui. Da questa parte. Lascialo andare. Brutta stronza. Ho finito le munizioni. Chi è? Ah, sei tu, Dina. E dov'è adesso? Comunque è andata grassissima che Dina l'ha sciottato. Dov'è l'ultimo? Cioè spero sia l'ultimo. Ah, eccolo. Voglio tenerlo d'occhio, è troppo lontano adesso, potrei rischiare. È il piano adesso, te lo dico io. Bel tentativo. Caga tutto. Là che con l'audio riesco a capire da dove arriva. Dove sei? Dove sei? Ah, quelle Dina mi ha fatto prendere un colpo. Io sento che. Eccoti qua! Quindi? Quindi? Dai, per favore, fai qualcosa. Non posso fare niente. Se mi muovo, mi uccide. Ho dovuto sacrificare la mia bottiglia preziosa per questo stallo, diciamo, del gioco. Non credo. Bene. Merda. Riconosci qualcuno? No. Nessuno. Comunque questi sono micro difetti del gioco, però di un gioco che comunque funziona alla grande. Peccato, perché lui sì, mi ha visto. Potevo far meglio, sì, Qui ho non c'è voluto fare niente. un po' il Gadget furbo. per Halloween. Alcuni sono simpatici. Non fanno per me. Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Dove si può andare a esplorare? Andiamo qui.
Qua dobbiamo fare attenzione, magari c'è qualcun altro. Ah, pensavo fosse un banco da lavoro, no, è questo qua. Io mi ricordavo che qua c'era un dei cattivi, tipo. Forse interagendo con questo. Veramente non saprei cosa modificare perché il danno è l'unica cosa che mi interessa. Pensavo di chiedere il trasferimento alle gambe. Sapevo. Oh porca miseria, perché c'è Dina che mi distrae. Ok, va bene. Mirino telescopico ancora non l'ho fatto, però comunque è utile un sacco perché è l'unica cosa che può interagire col mio gameplay, come erano sull'uno, magari i proiettili perforanti con cui ci ho fatto la sparatoria finale, praticamente. Comunque pensavo, se io non interagisco con il banco di lavoro. Arriva comunque la pattuglia. Tanto il nostro scopo è sopravvivere. Questa però è una gabola un po' metagame. Eccoli, infatti. Sono uno stupido. Che ho troppa fretta, ho troppa fretta. Non deve fuggire! Oh, che cecchini, madosca. M'ha spappolato. Sì, mi ha già salvato questo, ho capito. Ormai è stata triggerata la pattuglia. Ma perché sono tanti in verità? Dietro arriva qualcuno, Dina, dimmelo per favore. Io la lascerei passare, tanto.
belle queste animazioni che gli ruba l'arma, non me l'hanno mai capitate perché adesso se sei disperato veramente. Lasciate l'area. Ma quanti sono? No, no, no. Wow. Ne vedi altri? No. Quante persone sono uscite a cercarti? Troppe. Io quest'ultimo non avrei voluto, è la prima volta che mi capita questa animazione, me l'aveva raccontato un amico, cioè io a difficile non mi era mai capitata, io... A saperlo forse era meglio lasciarli in vita, cioè io sono sempre per fare meno morti possibile, però non so, magari in questo gioco sono matti e ti sparavano dopo un po', non lo so. Vabbè, mirino telescopico di base. Poi basta. Io farei anche perché dopo con altre armi mi servono i punti. Questo sono sicuro mi servirà. Preferisco tenere il pompa come arma rapida. Ops. Ok, della pistola normale abbiamo finito. Mamma mia, siamo veramente risicati. Questo è stato bello il combattimento alla fine. Allora, al massimo di fogli, quindi fogli puoi fare. Facciamoci un. O una Molotov. Perché alla fine i danni sì, però. Dai, il prossimo facciamo il medikit. Perché la Molotov alla fine puoi vincere uno scontro solo con quella. E invece la vita, bene o male, scorre veloce, quindi fare tutto il gioco danneggiato. Comunque ho avuto molta fortuna, perché quando ho aggredito il penultimo. L'ultimo bastava mi sparasse per bene, invece è andata bene. Forse anche perché Dina mi ha coperto. Non so perché io pensavo di poter, come al solito, fare triangolo, ma a quanto pare bisogna essere proprio precisi dietro. Quindi qua a che salvataggio siamo? Ok, che siamo appena usciti e ci stiamo dirigendo qua. Ovviamente questi sono tutti scontri.
evitabili, ma ah, eccolo quello. Stavolta non mi freghi. Io non l'ho mai capiti questi. Che c'erano anche nell'uno, dice runner, runner, ma che stanno così. E a livello di gameplay basta che ti avvicini piano piano. Boh, come se fossero. Ah, l'ha ucciso, perfetto. Ah sì, quando dicono le frasi vuol dire che è finito il combattimento. Okay. Sì, qua ci sono delle mini quest, vedi, queste macro aree. E direi finita questa macro area. Poi mi ricordo anch'io ho fatto questo percorso la volta scorsa. E sì, che vai qua, poi vai giù e alla fine si ricongiunge. Bastava andare dritto all'inizio, però giustamente se tu non fai questi pezzi prendi poche risorse. Già. Sì, adesso ci andiamo, non ti preoccupare. Sto pensando come intitolare questo episodio. Alla fine ci sono stati dei combattimenti con i lupi, fuga dei lupi, tra i lupi, non lo so. La banca, io mi ricordo che qua c'era un po' di gente, o no? Ricordavo ci fossero. Sì, mi ricordo. Da dove entrano gli intrusi? Ecco, da appunto. Dove escono i disertori? Beh, quelli mi fanno proprio schifo. Io me ne sbaglio. Se non vogliono stare qui, non è un problema. Sono traditori, penso. Almeno con le Iene sai cosa aspettare. Sì, ma ripeto, chi se ne frega. Sono un fuoco. Ma da dove, scusami? Ah, da fuori?
Sì, qua mi ricordo avevo fatto una sparatoria dai due negozi, ma adesso non penso si possa fare la stessa cosa. Quale negozio? Questo qua dietro, non questo. Se adesso scavalco mi sgamano. Oh. Giù, giù, giù. Dove? Hai visto quella luce? Andiamo a vedere. Ehi! Con me! Sono loro! È qui! Via, via, su, 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 su. Quindi due aggressioni possono... Adesso vengono su? Dai, vieni qui, perfetto. Sei da solo. Comunque è bello sfruttare tutti i singoli ambienti su. Senza lasciare alcuna tracchia. Io scenderei qui. Porca miseria. Niente, lo stealth è difficilissimo. Non da qui, devo rifare tutta la situation. Cavoli, era perfetto. Mal giocata.
Poi paradossalmente con il trick della torcia è andata meglio. Vabbè, qui alla fine uno può fare come gli pare, nel senso. Mi piace come scende da sdraiato. A me, ma si può. Sì, Dina, fammi appiattire se no ci sgamano. Fammi appiattire se no ci sgamano. Vedi, a volte l'NPC ti fa. Ti fa sgamare così. Sono già le 3, devo mangiare assolutamente. Quindi finiamo questo pezzo. Beh, anche oggi posso mangiare con calma. Forse è durata anche troppo. Chi è? Chi li ha avvistate? Blocchiamola! Ma chi è? Ah, guarda da dove mi spara. Mamma mia. No, voglio finire questo dannato pezzo. Però comunque, cavolo, mi ha fatto sgamare Dina perché non mi fa appiattire. Poi hai visto, loro mi sparavano da qui, incredibile. Mi vede, mi vede. C'è qualcosa? Sono qui, da questa parte. No, guarda. È un macello, no. Bloccagli la fuga! Va giù! Sinceramente non mi ricordo neanche dove devo andare. Sto sgarrando troppo. Le vedo! È lì! Sono troppo distratto, via.
Ok, calma, calma, calma. Pianifichiamo tutto. Cosa vogliamo fare? Dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Io so che si va avanti laggiù. Loro pattugliano, arrivano qui. Aspetta, osserviamo un attimo cosa vogliono fare questi. Ma dai! Proprio qui doveva arrivare, non ci posso credere. Non io ha via d'uscita! Qua torniamo qua, però secondo me c'è anche un modo per scendere. Non si usciva da qui per dire, no? Ci stanno seguendo da qua. Vabbè, approfittiamo di questo vantaggio. Dannazione, non mi fa triangolo, perché? Perché solo da dietro adesso viene fuori? Ovviamente sempre da qui. No, niente, facciamo il piano originale perché penso che noi dobbiamo scendere qui.
perché? Vai, vai! Non ho fatto nulla. No, ma questo io ho fatto. Sono stato io ad aggredire per primo. Perché? Facciamo gli infetti, va. Io non ho capito cosa mi ha sgamato. Cosa mi ha fatto sgamare. Il clicker, sì. Un po'. Non ho capito, io ho fatto triangolo, non me lo faceva, non me lo faceva. Forse il runner che mi ha scritto, sono quei runner quelli strani. Da quant'è che sono qua? Da diversi minuti. Vabbè, basta, dai. Poi penso che più avanti sarà anche peggio. Quindi questi così, ok, quindi... Perché loro un po' ci vedono in verità. Quando fanno così con i sensori. Cioè vanno, sono ciechi, ma... Sono ciechi quando pare a loro e basta. Sto schiacciando già triangolo, eh. Oh, perfetto. Comunque anche per esplorare le meccaniche, perché secondo me non sono finiti. Qua c'è un sacco di roba comunque. Non ha detto la solita frase che ci sia un altro infetto nella biblioteca?
E comunque sì, se uno volesse fare una specie di, non dico speedrun, ma qua infatti mi ricordavo che sulla nella cassa. Ah, ok, ancora 50, 70, 120. Non vorrei essere incauto, però non pare ce ne siano altri. Bene. Possiamo comunque saltare tutto il pezzo dei lupi. Esatto, io mi ricordo che infatti lì non si poteva scavalcare e tu appari di qua, arrivi da di qua. Ok, qua siamo all'angolo e evitiamo tutta la pattuglia in teoria. Come quanto ho goduto nel fare sopravvissuto l'uno e avevo paura dello scontro dei due Blotters alla fine. Eccolo lì, occhi. In verità bastava, come posso dire, bastava evitarli, non è obbligatorio l'ultimo sconto. Ma quello ovviamente prima della sala operatoria, quello ovviamente sì. E invece mi sa che l'uscita era proprio di là. E quello degli infetti è stato un piccolo extra. Eh sì. Ottimo. Dai, vieni a esplorare qua, per favore. Porca miseria. Addio. Questa non ci voleva, non ci voleva. Ma dai, troppe persone. Ok, mi piace questo checkpoint. Aspetta, voglio fare subito una cazzata, se me la permettete. Ok, a me non so, volevo vedere cosa c'è. C'è un cazzo.
scusa, se ho un tuo amico in mano, non dovresti riuscire a colpirmi. La so tantissimi e io non voglio farli fuori tutti, sono veramente tanti. Cioè non si finisce più veramente, no. Vabbè che uno se mai volesse vedere sto video basta che manda avanti finché non ce la faccio. Ok, bene, c'è il solito. Ma poi come ha fatto a cambiare direzione? Quello mi chiedo. Un passo da. Lui è molto sorvegliato, purtroppo. Voglio provare una cosa. Ma vai a fa. Non capisco, devo stare molto più attento di qui del solito, insomma. Ma cosa mi ha visto? Quando mi ha visto? Ok, guarda quanti sono. Vabbè, uno. Perfetto. Io devo schiacciare sempre triangolo a manetta. Eccolo. Adesso apre la porta. Chi è? Non penso sia Dina. Mi piace un botto che sta lei così con la mazza. C'è uno lì, ok.
c'ho paura di questo corridoio qua dietro, perché non si sa mai. Dina è lì. Ops. Ok, si è un po' scansato. Bam, giù nel canestro. Vada Dina col suo fucilazzo. Dai, ancora. Non si è ancora rotte. Non mi fa prendere sti colpi. Ho detto, questo sono già morto, ho detto. Guarda, io non rischio con triangolo. Io qua faccio quadrato subito. Madonna, la mazza bellissima. Home run contest. Quanti cavoli. Qua ho paura. Che fine hanno fatto? Non devono fuggire. Sono qui! Qui dentro! Lascia andare, stronzega! Troppi colpi, vabbè, però non importa. Bene, abbiamo ammazzati parecchi. Quando ne arrivano due, sì, l'unica che mi viene in mente è così. Aspettiamo. Ah, eccolo. Sta arrivando. Dina, vai via, per favore. Dina, se muoio perché sto in questa posizione scomoda. Ok, dov'è l'ultimo? Sta, dovrebbe arrivare. Eccolo. Sta lì col suo fucile, ma si è impallato però. Ok, si è sbloccato. Scusatemi, nel senso, io questi streaming poi immagino sia palloso vedere uno che muore in continuazione, ma di solito, insomma, pensavo di farcela, invece molto molto difficile. Non so se voi avete provato già questa modalità, ma per me c'è rimasto solo lui, quasi che. No, sono due. O è sempre lui? Mi dai un'occhiata per sicurezza? Beh, comunque è a distanza, cioè non è che posso uscire così allo scoperto. Piano piano. Io non ci credo che sono già morti tutti, però comunque. Laggiù! Chi è stato? Ce n'è un altro a destra, no? Per favore, per favore. In quell'edificio.
Ma dove? Fucile. Sapevo. Non ci sono. Non possono essere lontane. No, non voglio perdere proprio ora. C'è lui dietro e due rimasti. Lui entra. Perfetto. Dai, venite nel nostro covo. Sono tentato di fare una cecchinata, ma... Da lì non si muovono, incredibile. E abbiamo resettato la situazione. Volevo far vedere. Niente, si... Guarda che bello il mirino cartoon. Aspetta, erano loro. Vado a vedere. Bravo, vieni a vedere. Oh, lui no, lì non ci entra tanto, è un bastardo. Andiamo a vedere, non ci venite mai. Ne era morto già. Dai, venite qui. Tanto qua non ci arrivano, eh. Sono forti, eh. Oh.
Da dove mi ha sparato? L'ho sentito da dietro, ma non penso. Porca miseria. Un colpo fuori posto e sono quello giallo dove c'è anche uno sul tetto. So, oh, appena come mi ha. Sono tre, niente, devo usare il tutto per tutto. Sono qui! Lì! Perfetto, facciamo così. Tanto lui non ci entra, sono riuscito a fuggire da questa situazione. Sì, vado, ma non c'entrano qui. O ci viene veramente il giallo? No, sta fermo lì e poi ci vede in caso. Sì, ma tu sei forte. Finiti i colpi. Pure purtroppo è l'unica soluzione. C'è rimasto il giallo. Guarda, gli ho spappolato un gadget. Il giallo lo gestiamo così. Guarda, appena è meno attento, si gira. Basta che arrivo lì e poi lancio la bottiglia. Oh.
tutto ok. Stai bene? Sì. Mamma mia. Andiamo a superare il muro del presidio. Gli edifici sono dall'altra parte. Ma volendolo evitare, come si faceva? Deve esserci un varco. Ah, bastava mi arrampicassi qui, che mi arrampica. E poi perché si poteva fare tutto stealth. No, non lo so. Ma ha scocciato quei tre proiettili di fucile, ma tanto cosa vogliamo fare? Se no quelli stavano lì. Saliamo al piano di sopra. Colpo di pistola, oro. Infatti rimetto subito questa. È l'unica cosa che quando uccidi tutti è che puoi raccattare un po' di cose in giro con molta tranquillità. Ah sì, mi sa bastava andare al piano di sopra come avevo fatto all'inizio. Tipo all'inizio potevo già vincere. Guarda che bel colpo, mamma mia. Cioè, non è predefinito, tutto vero. Tu puoi vedere quello che hai fatto. Ah, ok, bastava correre qui e forse si potevano evitare tutti gli scontri. Poi da qui magari correvo giù. È fatta. E ora? Ehi, Dina. E più avanti dovremo evitare più gli scontri. Dammi la mano. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Piantala. Non ti avrei mai lasciata sola. Sono felice di esserci. Perfetto. E qui, in questo punto, chiudiamo questa live, questo episodio. Fuga tra i lupi. No, fuga dai lupi, va bene. Sì, siamo morti molto, ma speriamo di far meglio la prossima volta tentando di evitare gli scontri. Tanto salvo. Ecco qua. Boh, ci vediamo alla prossima.